Allora, buongiorno. Nella lezione di oggi cominciamo a parlare di ruote dentate cilindriche a denti elicoidali. Allora, cominciamo a fare delle precisazioni per quanto riguarda la generazione del profilo e del fianco del dente, rispettivamente nel caso di ruote cilindriche a denti dritti e a denti elicoidali, in modo tale da mettere in evidenza, diciamo, le differenze rispetto al caso che abbiamo già analizzato in precedenza, ossia delle ruote a denti dritti, sempre con profilo devolvente. Allora, facciamo questo disegno di un cilindro base, quindi diamo una rappresentazione ora tridimensionale. E andiamo a mettere in evidenza un piano tangente al cilindro base, così come sto facendo questo schema. Quindi abbiamo questo piano Y che è tangente al cilindro base di raggio ρ, questo è il centro O. Allora, facciamo prima delle considerazioni per quanto riguarda la generazione del fianco del dente di una ruota dentata con profilo devolvente ma a denti dritti. Abbiamo già fatto, ma diamo una rappresentazione in tre dimensioni. Allora, questo piano rappresenta il piano d'azione, ok? Naturalmente per noi è stato conveniente ridurre questo problema tridimensionale ad un problema piano, ossia tagliare il tutto con un piano perpendicolare all'asse della ruota. Ok? Quindi fino ad ora noi abbiamo avuto a che fare con la retta d'azione, che è la retta tangente alle due circonferenze basi, come ricorderete, l'inclinata dell'angolo di pressione θ rispetto alla tangente le due circonferenze primitive. In questo caso non abbiamo una retta, abbiamo un piano di azione che è tangente ad un cilindro base. Allora, durante il moto di puro rotolamento del piano d'azione sul cilindro base, andiamo a prendere non più un punto tracciante, come abbiamo fatto fino ad ora, bensì una retta, ok? Soltanto che nel caso delle ruote dentate a denti dritti, questa retta è, come vedete, parallela all'asse della ruota stessa. Se questa è la retta tracciante, otteniamo il fianco del dente, che è una superficie rigata e che può essere schematizzata in questo modo. Come detto, è una superficie rigata in quanto generata dal movimento di una retta nello spazio. In questo caso una retta che appartiene al piano di azione ed è parallela all'asse della ruota. Bene, ma nel caso delle ruote a denti elicoidali che cosa succede? Allora andiamo a prendere un'altra retta di questo piano, ancora parallela all'asse. Vado a prendere per comodità il punto medio, okay? Cioè questo punto, e vado a tracciare una retta che ora non è più parallela all'asse, bensì è inclinata rispetto all'asse di un angolo caratteristico che indichiamo con alfa B, ok? Dove la B fa riferimento al cilindro base di raggio ρ. A questo punto il movimento del piano di azione è lo stesso di prima,
cioè è un moto di puro rotolamento del piano sul cilindro base, con la sola differenza che ora la retta tracciante del fianco del dente, che è una superficie, non è più questa retta parallela all'asse, bensì una retta che è inclinata rispetto all'asse di un angolo alfa t, che è appunto un angolo caratteristico. Va bene? E allora che cosa viene fuori? Viene fuori una superficie particolare che io provo a rappresentare qualitativamente, ok? In questo modo. Questa è ancora naturalmente una superficie rigata, in quanto ancora una volta generata dal movimento di una retta nello spazio. Va bene? Naturalmente il fianco del dente si sviluppa anche qui nella parte inferiore del piano, perché dobbiamo considerare il puro rotolamento, immaginando di tenere fisso in questa operazione il cilindro base. Bene, questo fianco del dente è il fianco del dente di una ruota elicoidale, ok? Di una ruota elicoidale, ma dobbiamo mettere in evidenza altri aspetti. Ecco, se noi prendiamo questo punto, lo indichiamo per esempio con A, questo punto nel moto di puro arrotolamento del piano pi greco sul cilindro base genera cosa? Una evolvente di circonferenza, ok? L'evolvente di circonferenza in questo caso è un profilo, cioè una curva piana, è questa. Quindi questa è una evolvente di circonferenza, così come già sapevamo. In maniera analoga, questo altro punto lo indico con B e ancora una volta nel moto di puro arrotolamento del piano pi greco sul cilindro base questo punto ovviamente genera ancora un evolvente di circonferenza piana, che sarebbe quest'altra curva che ve la indico in colore diverso, ok? Quindi anche questa è una evolvente di circonferenza. Questo è molto importante perché noi stiamo in questo caso facendo riferimento ai profili ottenuti come intersezione delle due superfici rigate, che rispettivamente rappresentano il fianco del dente di una ruota a denti dritti e il fianco del dente di una ruota a dente elicoidale, con un piano perpendicolare all'asse della ruota. Va bene? Quindi abbiamo ancora una evolvente. Ecco, ma in questo moto di puro arrotolamento il punto B arriverà a contatto con il cilindro base in questo punto, e analogamente per tutti gli altri punti della retta ci sarà un momento in cui ognuno di questi punti della retta generatrice arriverà a contatto con il cilindro base che stiamo ritenendo fisso. Ma arriva a contatto sul cilindro base segnando su di esso una curva che è un'elica. Da lì il nome di ruote dentate a denti elicoidali. Detto questo, in generale per quanto riguarda la generazione tridimensionale del fianco del dente, in cui abbiamo posto in evidenza che anche nelle ruote a denti elicoidali abbiamo un evolvente di circonferenza per tutte le intersezioni con i piani perpendicolari all'asse, vale a dire se prendo questo punto C, anche qui avrò questa intersezione con un piano perpendicolare all'asse, quella è ancora una evolvente piana di circonferenza, ok? Di raggio Rho. Detto questo, passiamo a quest'altro schema. Disegno
ancora un cilindro, questa volta lo posiziono con un asse verticale. Questo è un cilindro base di raggio Rho. Vado ad individuare un asse dente di questa ruota e rappresento anche qualitativamente il cilindro primitivo, che naturalmente è esterno al cilindro base, poiché l'angolo di pressione naturalmente è maggiore di 0 ed è normalmente uguale a 20 gradi, come sappiamo, ok? Quindi questo è il cilindro primitivo esterno, che interseca naturalmente l'asse del dente in un punto diverso. Ecco, per poter meglio ragionare, traccio anche due archetti di troncatura esterna e troncatura interna per dare, diciamo, rendere la cosa più intuitiva. Quindi il dente avrà in questa rappresentazione una forma qualitativamente di questo tipo, va bene? E questo è l'asse dente. Ok, allora riporto l'asse dente parallelamente all'asse come se avessi a che fare con una ruota cilindrica a denti dritti, va bene? Ecco, ma in realtà noi abbiamo a che fare con un dente elicoidale e quindi possiamo qualitativamente rappresentare un'elica in questo modo, che rappresenta l'effettivo asse dente per una ruota dentata a denti elicoidali, ok? Quindi l'asse dente in realtà segue questa elica, va bene? Siccome vedete questa elica, ho ipotizzato che inizi in questo punto e finisca in quest'altro punto, naturalmente questa altezza è proprio uguale al passo dell'elica, giusto? Perché abbiamo compiuto un intero giro di rotazione, cioè di 360 gradi, va bene? Quindi alla luce di queste considerazioni possiamo dire che questo qui è il passo dell'elica che rappresenta appunto l'asse dente. In questa rappresentazione questo è il cilindro base, come detto questo è il cilindro primitivo di raggio R. Allora, che cosa facciamo? Sviluppiamo il disegno sulla destra in questo modo. Quindi ho scelto un'altezza del cilindro base che è esattamente uguale al passo dell'elica. Va bene? Ora cosa andiamo a fare? Immagino di tagliare questo cilindro base, ok? E di rettificarlo, cioè di aprire questa superficie cilindrica e svilupparla in un piano, ok? Immaginiamo di tagliare e la apriamo, questa superficie cilindrica, onde ottenere un piano. Naturalmente questa altezza di questo rettangolo che otteniamo è proprio il passo dell'elica, mentre la base del rettangolo ovviamente è uguale allo sviluppo della circonferenza. E quindi, se facciamo riferimento al cilindro base, questo sviluppo sarà uguale a 2pi greco rho, essendo rho il raggio del cilindro base, lo scrivo qui, 2pi greco rho. Se vado a sviluppare il cilindro primitivo che è esterno a quello base, perché vi ricordo che R è uguale, anzi che rho
è uguale ad R coseno, coseno di teta, quindi questo è minore di 1, per cui ρ è minore di R, e naturalmente otteniamo un rettangolo che ha la stessa altezza, perché il passo dell'elica è uguale, perché i due cilindri hanno la stessa altezza, ma naturalmente una base maggiore, una base maggiore perché nello sviluppo naturalmente io ho un valore superiore, perché ho un 2πr con r maggiore di ρ, quindi questo è 2πr, va bene? Quindi ho due rettangoli, uno è più corto e l'altro è più lungo. Che cosa succede all'elica? Naturalmente l'elica è rettificata, ma l'elica rettificata corrisponde a una retta, una retta diagonale, quindi praticamente abbiamo questa diagonale per quanto riguarda lo sviluppo sul cilindro base e quest'altra retta diagonale che riguarda lo sviluppo sul cilindro primitivo. Va bene? Allora, il discorso è abbastanza intuitivo, perché se io prendo un foglio e disegno una diagonale di questo rettangolo, se questo foglio lo avvolgo in questa maniera, naturalmente io ho ottenuto un'elica e l'altezza di questo foglio corrisponde esattamente al passo dell'elica. Quindi io ho esattamente immaginato di tagliare il cilindro, di aprirlo e ottenere questo. Andiamo avanti. Allora, questo ci consente di fare delle considerazioni importanti. Allora, indichiamo questo angolo con alfa e quest'altro angolo con alfa b, dove alfa b sarebbe appunto l'angolo che fa riferimento all'elica sviluppata sul cilindro base. Va bene? Questo mi consente di scrivere delle relazioni, cosa che andiamo a fare. Perché io posso scrivere che il passo dell'elica è praticamente uguale, anzi è la stessa cosa, ma possiamo scrivere che la tangente di alfa è uguale a 2pi ρ, 2pi r diviso il passo dell'elica, e posso scrivere che la tangente di alfa b è uguale a 2pi ρ diviso ancora il passo dell'elica, giusto? Bene, allora questo mi consente di giungere a una relazione di interesse, cioè la tangente di alfa b è uguale a 2pi ρ, che sarebbe r coseno di teta, diviso il passo dell'elica, ma il passo dell'elica è uguale a 2πr per tangente alfa, giusto? Questo si semplifica e ottengo la relazione finale che stavamo in questa fase cercando. La riscrivo qui. Quindi la tangente di alfa b è uguale alla tangente di alfa per il coseno dell'angolo teta. Quindi ho trovato un legame tra l'angolo di inclinazione dell'elica sul cilindro primitivo, l'angolo di inclinazione dell'elica sul cilindro base e l'angolo di pressione. Ok? Per le ruote appunto con profilo ad evolvente. Ora abbiamo bisogno di ottenere delle altre relazioni di interesse. Preferisco fare un'altra figura per non complicare troppo quel disegno, e rappresentiamo rapidamente ancora un cilindro in questo modo. Questo è l'asse e facciamo ora
riferimento ad un cilindro primitivo di raggio R e andiamo ad individuare due denti consecutivi, va bene? Che rappresento qualitativamente in questo modo. Immaginiamo che questi siano i due assi dente di questa ruota a denti elicoidali che sto schematizzando in questa lista in tre dimensioni. Quindi provo ad abbozzare una forma del dente per rendere la cosa più intuitiva. Quindi orientativamente abbiamo qualcosa del genere, no? Abbiamo questi due denti così posizionati. Ma quello che mi interessa mettere in evidenza in questo caso è questo arco che noi ben conosciamo, cioè l'arco tra due assi denti consecutivi preso sulla circonferenza primitiva, perché se quello è il cilindro primitivo, in quella sezione è la circonferenza primitiva. Questo che cos'è? Il passo, ok? Ricordate, questo è il passo che è proprio pari a 2πr diviso z, cioè il numero di denti, va bene? Ma noi in questo caso non stiamo facendo riferimento alle ruote a denti dritti, bensì alle ruote a denti elicoidali. Allora, se io proietto questo punto nella parte inferiore e questo punto ancora nella parte inferiore, ecco, questo cilindro che abbiamo nuovamente rappresentato è ancora disegnato con, diciamo, l'attenzione di avere un'altezza che è esattamente uguale al passo dell'elica, come fatto prima nel disegno precedente. Ok? Quindi vuol dire che io ho un'elica relativamente al dente qui a sinistra dello schema, che parte da qui e finisce qui, e analogamente un'elica per l'altro dente che parte da qui e finisce qui. Perché? Perché ancora una volta l'altezza del cilindro che abbiamo rappresentato è uguale proprio al passo dell'elica, no? La cosa ovviamente è stata fatta volutamente in questi termini, va bene? Allora vado sempre qualitativamente a rappresentare questa prima elica che fa riferimento al primo dente e analogamente l'altra, che possiamo anche farla di un colore diverso, e quindi abbiamo una cosa di questo genere, va bene? Qui è tratteggiata perché passa dietro e poi va a finire qui. Quindi vedete, ho due eliche, ciascuna rappresenta l'asse dente sul cilindro primitivo per due denti consecutivi che sono distanziati sulla circonferenza primitiva proprio di una quantità che è pari al passo. Bene, perché questo? Ancora una volta ci conviene andare a rettificare questo cilindro primitivo, come fatto prima. Immaginiamo di tagliarlo e lo apriamo e otteniamo un rettangolo di altezza pari al passo dell'elica, esattamente come abbiamo fatto nello schema precedente. Ovviamente siamo interessati a delle considerazioni diverse. Allora, l'altezza e il passo dell'elica, in questo caso stiamo puntando l'attenzione solo sul cilindro primitivo, per cui questo sviluppo è uguale a 2πr. Ci siete? Naturale che, come vi ho mostrato prima con il foglio, questi assi denti diventano in realtà delle rette, no? Benissimo. Quindi ho una retta che fa riferimento al primo asse dente, per esempio questo, ok? E ho poi un'altra retta che fa riferimento all'asse dente successivo, cioè questo qui. Ma se io vado a guardare qui sullo sviluppo, questo segmento non è nient'altro che il passo
rettificato, cioè lo stesso di questo, però lo vedo rettificato perché sto, diciamo, aprendo il cilindro e riportandolo su un piano. Naturalmente l'asse dente di questo dente successivo è parallelo a quello precedente e naturalmente finisce qui più avanti di una quantità che naturalmente anche qui, stando il parallelismo, è uguale al passo, ok? Passo del dente, da non confondere col passo dell'elica, sono due cose ovviamente distinte. Perché questo? Perché noi vogliamo mettere in evidenza un'altra relazione importante per le ruote a denti elicoidali. Dobbiamo andare a considerare una sezione, in questo caso, normale all'asse dente, perché noi faremo a volte riferimento a quella che si chiama la sezione frontale e a volte faremo riferimento alla sezione normale all'asse dente. Naturalmente le cose cambiano e questi parametri devono essere collegati tra di loro in modo tale da poterci muovere opportunamente dalla sezione frontale alla sezione normale. Va bene? Allora questo lo indichiamo, quindi la distanza tra due assi denti, la indichiamo come passo normale, va bene? E andiamo a trovare ora un legame. Questo angolo, come ben sappiamo, è alfa, come abbiamo appena visto dallo schema precedente, per cui in maniera molto semplice possiamo subito dedurre che se questo angolo è alfa, naturalmente alfa anche questo, e quindi il passo, lo scrivo qui, il passo normale è uguale al passo frontale per il coseno di alfa, dove alfa è, vi ricordo, l'angolo di inclinazione dell'elica. Giusto? Ma il passo è legato al... il passo è legato anche al modulo, quindi il passo è appunto pi greco m, quindi qui possiamo anche scrivere pi greco modulo normale, che è uguale a pi greco per il modulo per il coseno di alfa. Naturalmente pi greco si semplifica e quindi ottengo un'analoga relazione per il modulo. Che cosa abbiamo capito? Perché per noi il modulo, vi ricordo, nel proporzionamento modulare è il parametro di progetto che caratterizza la forma del dente, e qui riscontriamo di avere un modulo per la sezione normale che è diverso da un modulo della sezione frontale, ok? Tant'è vero che se alfa, l'angolo di inclinazione dell'elica, cioè dell'asse dente, fosse uguale a 0, coseno di 0 è 1, il modulo normale torna a coincidere con il modulo frontale, ok? Perché vorrebbe dire che l'asse del dente torna ad essere parallelo all'asse della ruota e quindi i due passi, cioè i due moduli, coincidono. Queste relazioni le incordiciamo, che sono importanti, la riscrivo qui: modulo normale è uguale al modulo per il coseno di alfa. Abbiamo bisogno di qualche altra formuletta per poter caratterizzare una ruota dentata a denti elicoidali. Allora, vi ricordate che noi nel caso delle ruote a denti dritti abbiamo considerato, in particolare a proposito dell'interferenza e quindi del numero minimo di denti, il caso peggiore, cioè l'accoppiamento rocchetto-dentiera, ok? Pinion rack. Bene, ecco, qualcosa di simile naturalmente accade anche qui, cioè anche in questo caso io posso avere un accoppiamento rocchetto-dentiera. Va bene? Solo che il pignone, cioè il rocchetto, sarà a denti elicoidali,
Ma cosa succede alla forma della grimaliera, cioè della dentiera? Come diventa? Naturalmente non può essere la stessa, perché ora ho un pignone a denti elicoidali, non è più a denti dritti. Bene, diciamo che la forma del dente, stiamo sempre parlando di ruote con profilo devolvente, rimane comunque trapezoidale, e quindi a fianco piano, profilo rettilineo, ma anche in questo caso naturalmente l'asse dente è inclinato di alfa, quindi anche la dentiera cambia di conseguenza rispetto al caso delle ruote a denti dritti. Allora andiamo a considerare questa situazione. Allora, se io faccio una rappresentazione ancora una volta tridimensionale di questa dentiera di una coppia a denti elicoidali, che cosa abbiamo? Allora, immaginiamo che questo sia l'asse dente, chiaramente in vista assonometrica, l'asse dente a denti dritti. Se questo è l'asse dente a denti dritti, l'asse dente ha, o meglio, fa riferimento a questo spigolo, non è esattamente l'asse dente, ma comunque è parallelo, rispetto a questo spigolo, della dentiera a denti elicoidali sarà inclinato rispetto a questo. Inclinato di quanto? Di un angolo, che è l'angolo alfa. Va bene? Quindi se il fianco del dente della dentiera di una coppia a denti dritti sarebbe questo, in vista assonometrica, va bene? Qui immaginiamo di operare una sezione a strappo. Ecco, il fianco del dente della dentiera a denti elicoidali naturalmente è inclinato di alfa, giusto? Quindi non è questo, bensì sarà quest'altro. Ok? E allora, a questo punto, facciamo riferimento a questo schemino, di cui adesso vi do una rappresentazione zoomata. Qui possiamo tirare fuori da questa figura, andiamo a tirare fuori questo prisma, ok? Dove abbiamo questi punti, questo punto è A, questo punto è B, questo è C e questo è D. Come vedete abbiamo un prisma. Ok? Abbiamo un prisma, adesso lo ingrandiamo per capire meglio come stanno le cose. Allora, quello stesso prisma lo disegno qui, in questo modo. Naturalmente ho gli stessi punti, ho soltanto zoomato la figura per renderla più chiara. Questo è A, questo è B, C e D. Quindi questo è il fianco rettilineo, il profilo rettilineo del dente, che sarebbe lo stesso di questo. Va bene? Che cosa sono andato a considerare? In maniera analoga a quanto abbiamo fatto in questo schema, andiamo a considerare la sezione normale, ok? Questo qui indica una sezione normale, no? Questo immaginiamo sia un piano pi greco che taglia il dente in maniera perpendicolare, quindi questo angolo è 90 gradi, questo angolo qui è 90 gradi, ok? Ma se questa retta è perpendicolare a questa, ok? E questa è perpendicolare all'altra,
ne deduco che naturalmente questo angolo qui per rette rispettivamente perpendicolari è proprio uguale ad alfa. Ci siete? Questa è perpendicolare a questa e questa è perpendicolare a quest'altra, quindi loro formano un angolo alfa, analogamente qui ho un angolo alfa, giusto? Di questo prisma che ho estrapolato dallo schema di sotto. Ma noi ricorderemo senz'altro che nel caso di Rocchetto Dentiera noi abbiamo che questo angolo è esattamente uguale all'angolo di pressione. Quindi questo è l'angolo teta con riferimento alla sezione frontale. E per analoghe considerazioni quest'altro angolo che fa riferimento alla sezione normale sarà un teta normale, cioè un angolo di pressione normale. In maniera analoga alle relazioni precedenti in cui abbiamo considerato sezione normale per il modulo, per il passo e sezione frontale per il modulo e per il passo, anche qui stiamo trovando una relazione che chiama in causa questa volta l'angolo di pressione. Ok? Quindi abbiamo l'angolo di inclinazione dell'elica, che è questo alfa, l'angolo di pressione della sezione frontale e l'angolo di pressione della sezione normale. Va bene? Ok, a questo punto il discorso è semplice, perché io posso scrivere, guardando questo prisma, che la tangente di teta n è uguale a BC, naturalmente diviso a B, cioè al rapporto tangente di teta n al rapporto di cateto opposto diviso naturalmente a B. Ma andiamo ad esprimere rispettivamente questi due cateti in funzione degli altri angoli, cioè di teta e di alfa. E quindi posso scrivere che questo BC è uguale a BD coseno di alfa, guardate qui, che BC è un cateto del triangolo rettangolo piatto, cioè BCD, e quindi è uguale a BD coseno di alfa. Naturalmente questo BD deve sparire e quindi devo esprimere AB anch'esso come funzione di BD. E quindi posso scrivere che AB è uguale a BD, in questo caso diviso la tangente di teta, perché vado ora a guardare, sono tre triangoli rettangoli, quindi vado a guardare ABD e naturalmente AB sarà uguale a BD diviso la tangente di teta della sezione frontale. Quindi questo e questo si semplifica, alla fine ottengo questa relazione finale, cioè che la tangente dell'angolo di pressione nella sezione normale è uguale al prodotto della tangente dell'angolo di pressione della sezione frontale per il coseno dell'angolo di inclinazione dell'elica, quindi caratteristico dell'elica. Questa era l'altra relazione importante che volevo mettere in evidenza. Allora, a questo punto, per le finalità di questo corso non entriamo in dettagli che riguardano interferenze e continuità del moto, ma puntiamo direttamente l'attenzione sulle forze trasmesse. Ed è quello che andiamo a considerare. Ancora una volta abbiamo bisogno di rappresentare un cilindro base con una figura tridimensionale. Questo
questo angolo è di 90 gradi, questo è il centro ρ, questo è il raggio ρ del cilindro base. Andiamo a rappresentare questo piano in questo modo, che è il nostro piano tangente. In realtà questa è come se fosse una vista frontale, quindi qui in realtà ho una circonferenza primitiva, quindi naturalmente questo raggio è R, va bene? Questo punto, per capirci, sarebbe P con zero, cioè il centro di istantanea rotazione nel moto relativo che ben conosciamo. Ecco, immaginiamo qui di avere una omega 1, una coppia motrice, ok? Quindi questo punto di tangenza sarebbe T con 1 e quello è P con 0, va bene? Ok. Allora, da P con 0 traccio questo asse che sarebbe, come vedremo, l'asse di istantanea rotazione nel moto relativo, quindi una generalizzazione nelle tre dimensioni del concetto di centro di istantanea rotazione. Ma andiamo avanti con l'analisi delle forze. Se qui prendo questo piano tangente, naturalmente questo angolo è proprio teta, quindi in realtà se io guardo questa faccia qui, in realtà è come se avessi una figura appunto piana, e quindi ritrovo la classica costruzione che abbiamo fatto fino ad ora per quanto riguarda le ruote a denti dritti. Ecco. Allora, per l'analisi delle forze scambiate andiamo a tener conto delle seguenti ipotesi. Allora, forze di attrito trascurabili, una sola coppia di denti in presa, va bene? E questo l'abbiamo anche fatto a proposito delle ruote a denti dritti, anche se in quel caso, come ricorderete, abbiamo analizzato anche il rendimento, quindi la situazione che tiene conto anche dell'effetto delle forze di attrito. Ma c'è una terza ipotesi rispetto alla situazione delle ruote a denti dritti, che è quella di ipotizzare che la risultante delle forze scambiate sia applicata nel punto medio del dente. Ok? Quindi in realtà, se questa è la lunghezza, lo spessore della ruota, io vado a prendere la sezione media e il punto di applicazione è questo qui delle forze scambiate. Va bene? Quindi stiamo, ripeto, trascurando l'attrito, ipotizzando di avere una sola coppia di denti a contatto, altrimenti il sistema diventa iperstatico, e ipotizziamo che la risultante delle forze scambiate sia posizionata nella mezzeria, appunto, della ruota dentata stessa. Ok. A questo punto dobbiamo ricordarci naturalmente di avere a che fare con delle ruote a denti elicoidali, giusto? Quindi l'asse dente non è naturalmente questo, ma l'asse dente sarà naturalmente inclinato, siccome questo è ρ, inclinato di alfa base, va bene? Ed è quello che vado a rappresentare. Quindi questo angolo e alfa base. Attenzione al cilindro cui fate riferimento. Abbiamo appena dimostrato queste formule che alfa base è diverso da alfa. Il legame tra di loro è per il tramite appunto del coseno dell'angolo di pressione. Quindi siccome qui stiamo considerando, come vedete, una circonferenza base e in realtà in tre dimensioni un cilindro base, ovviamente dobbiamo andare a considerare l'alfa base, ok? Ecco, questo mi interessa molto. Perché? Perché la risultante delle forze scambiate in assenza di attrito è perpendicolare a questo asse che ho appena tracciato, giusto? In assenza di attrito, se ci fosse l'attrito, anche una componente tangenziale, va bene?
Non soltanto, dobbiamo fare attenzione perché non è puramente tangenziale, come ricorderete, ma è inclinata per l'angolo di pressione. Quindi è vero che appartiene al piano perpendicolare all'asse dente, ma è anche inclinata di teta perché è dovuta alla forma devolvente del dente. Ok? E allora abbiamo una situazione di questo tipo. Allora lasciatemi rappresentare qui sopra questa forza. Questa forza totale F che è perpendicolare all'asse dente, questa è effettivamente la forza totale poiché stiamo già sul piano d'azione, ok? Quindi questa forza è tangente al cilindro base, va bene? Ok, allora di questa forza vado a prendere queste componenti, attenzione allo schema, ho una componente che come vedete è parallela all'asse, e qui naturalmente ho anche, è parallela all'asse, ho una componente, questa, vedete? Ecco, allora questa componente la indico con F0, questa vi ho detto essere la F, questa è già una delle componenti di interesse perché sarebbe, come vedete, la forza assiale, quindi a differenza delle ruote a denti dritti, così come ci aspettavamo, nelle ruote a denti elicoidali abbiamo una spinta assiale. Va bene? Ora, questa F0 deve essere ulteriormente decomposta, la figura è inevitabilmente un po' complessa, quindi vado a considerare, questa sarebbe la tangente alle circonferenze primitive, la riporto parallelamente qui, in questo modo, quindi questa è parallela a questa e la F0 la devo andare a decomporre con riferimento a questa. Questa sarebbe la parallela alla tangente, poi posso riportare anche la parallela alla direzione radiale che sarebbe questa qui. Ok? Questa è parallela a questa, che rappresentano gli assi di riferimento per trovare le componenti di forza. Va bene? Ok, allora questa F0 la proietto sulla direzione tangente e ho questa componente che, siccome va sulla parallela alla tangente, rappresenta la componente tangenziale, cioè la FT, giusto? Analogamente proietto la F0 sulla direzione radiale e ottengo la componente radiale dello schema. Va bene? Ora, se questo è angolo teta, sarà angolo teta anche questo. E cominciamo a trovare ora le espressioni di queste singole componenti. Allora, subito possiamo scrivere che la componente assiale è uguale alla forza, questa è la componente assiale, questo è alfa base, sono rette rispettivamente perpendicolari, per cui questo angolo qui è alfa base, per cui la componente assiale sarà F per il seno di alfa base. Posso ricavare anche la F0, la F0 è questa, come vedete sto sul piano di azione, quindi devo considerare la F coseno alfa base per ottenere la F0, F coseno di alfa base. Ma come abbiamo appena fatto,
questa F0 l'abbiamo ulteriormente decomposta nel piano che è perpendicolare all'asse della ruota in due componenti che sono le seguenti. Abbiamo una componente tangenziale che è uguale alla F0 coseno di teta e la componente radiale è uguale alla F0 per il seno di teta. Bene, queste possono essere ovviamente ulteriormente sviluppate per ottenere la componente tangenziale sostituendo, quindi abbiamo un F coseno alfa base coseno di teta, F radiale è uguale ad F coseno di alfa base per il seno di teta. Abbiamo così trovato le espressioni delle tre componenti di interesse della risultante delle forze scambiate tra una coppia di denti bipolari. Questa è la componente assiale e queste due sono rispettivamente le componenti tangenziali e radiali. Come vedete sono funzioni di cosa? Di una forza risultante F, dell'angolo base di inclinazione dell'elica e dell'angolo di pressione sulla sezione frontale. Ma questo non ci preoccupa perché con le relazioni che abbiamo appena dimostrato noi possiamo facilmente passare da teta normale a teta, da alfa base ad alfa senza avere grossi problemi. Va bene? Naturalmente dobbiamo tener conto ora dell'equilibrio, no? L'equilibrio della ruota, perché queste sono soltanto le componenti della risultante delle forze scambiate. Prima di tutto dobbiamo considerare l'equilibrio alla rotazione, la rotazione secondo l'asse, perché come vedete qui è applicata una coppia motrice, perché stiamo ipotizzando di analizzare la ruota motrice. Quindi questa coppia motrice sarà equilibrata da una coppia uguale e contraria che viene esercitata dalla ruota condotta, in particolare dal dente della ruota condotta, e quindi la risultante che il dente 2 esplica sul dente 1 è dato proprio da F, che presenta queste componenti. Quindi per l'equilibrio alla rotazione, se considero le componenti, allora quella radiale va verso l'asse naturalmente perché è radiale e quindi a braccio nullo, per cui non dà contributo sotto questo aspetto, giusto? Quella assiale è parallela all'asse, ma ricorderete che il momento deriva da un prodotto vettoriale e se questi vettori sono paralleli naturalmente è zero, quindi l'unica componente che contribuisce in questo senso all'equilibrio della rotazione è la componente tangenziale. Quindi vado a scrivere l'equilibrio alla rotazione che è il seguente, cioè scrivo che C con M è uguale al prodotto della forza tangenziale per il proprio braccio rispetto all'asse di rotazione, ma il braccio è dato da chi? Da questa distanza, cioè dal raggio primitivo R1, va bene? Perché questo naturalmente sarebbe uguale qui. Quindi prodotto della forza tangenziale per R1. Siccome, come ricorderete negli esempi che abbiamo sviluppato insieme a proposito delle ruote a denti dritti, abbiamo fatto cenno anche per quanto riguarda per esempio una trasmissione a ciglie, molto spesso come fasi di progettazione nella trasmissione di potenza si conosce la potenza del motore e il numero di giri, ok? Tramite la potenza e il numero di giri si risale alla coppia motrice, quindi solitamente questo dato è ricavabile da potenza e numero di giri o velocità angolare della ruota motrice. Quindi noi possiamo da qui, per esempio, sostituire ad FT questa,
che sarebbe F coseno di alfa base coseno di teta moltiplicato per R1, che è il raggio primitivo. E da questa equazione, che è l'equazione di equilibrio della rotazione per il pignone, ricavare la F, cioè ricavare la forza risultante, giusto? E quindi da qui possiamo, per esempio, se così stanno le cose, ricavare la F come rapporto della C con M diviso il coseno di alfa base coseno di teta il raggio primitivo, e la C con M a sua volta potrebbe essere ricavata con la potenza diviso la velocità angolare o meglio, va bene? Quindi alla fine, dai dati del problema possibili dati del problema, io ricavo la forza risultante e dalla forza risultante entro in queste formulette, naturalmente conoscendo le caratteristiche delle ruote per il tramite di alfa base e teta, calcolare tutte le componenti. Ecco perché le componenti ci interessano. Le componenti ci interessano perché, così come abbiamo fatto anche nel caso delle ruote a denti dritti, questo ci consente di andare a calcolare i carichi sui supporti. Ok? I carichi sui supporti, ed è quello che andiamo a fare anche in questo caso. Allora, considerando ancora una schematizzazione, che è quella tipica, diciamo, di sistema isostatico, quindi abbiamo una cerniera carrello, poi questa cerniera carrello, come abbiamo visto l'ultima volta, corrispondono naturalmente a dei cuscinetti montati in maniera opportuna, ovviamente. Ecco, allora, se questa ruota, che è il pignone, è montata assialmente su questo albero, questo sarebbe lo schema dell'albero motore, andiamo per esempio a ipotizzare, disegno solo questa parte, per andare a rappresentare qui delle forze. Quindi questo è l'appoggio A, questo è B, ecco, queste distanze immaginiamo che sia non posizionato in mezzeria questa volta, bensì in una posizione eccentrica, quindi questo è A e questo è B. Va bene? Ecco, questo è un raggio primitivo, cioè questo sarebbe R1. Con la sovrapposizione degli effetti andiamo a considerare singolarmente gli effetti di ciascuna di queste tre componenti sulle reazioni sui supporti, cioè le reazioni sui cuscinetti, ok? E poi, con la sovrapposizione degli effetti, andiamo a sommare opportunamente i risultati, così da calcolare il carico totale trasmesso sui supporti, che sono naturalmente determinanti per effettuare la scelta dei cuscinetti. Va bene? Allora, partiamo con la prima componente di forza, che è la componente assiale. Immaginiamo che la componente assiale sia così posizionata, si trova naturalmente posizionata ad una distanza R dall'asse, come vediamo anche da questo schema, ed è parallela all'asse, è esattamente come l'ho rappresentata. Vedete quanto sia importante in questo caso avere almeno una cerniera, no? Perché questa spinta assiale deve essere sopportata da una cerniera, perché se fossero tutte e due carrelli, naturalmente questo albero va a spasso. Ok? Quindi questo discorso naturalmente si ripercuote sulla scelta dei cuscinetti e sulla scelta del tipo di montaggio. Bene. E allora, quali sono? Andiamo a fare quello che abbiamo più volte chiamato censimento delle forze. È un sistema staticamente determinato, quindi con la statica ne veniamo fuori, per cui abbiamo sicuramente una reazione assiale qui che contrasta la FA per garantire l'equilibrio e la traslazione secondo l'asse, e quindi qui ho una RA
X, che la cerniera è in grado di esplicare, e poi naturalmente, come vedete, queste due che devono essere uguali e contrarie, essendo eccentriche, e quindi generano una coppia, giusto? Generano una coppia in senso antiorario, per cui le reazioni verticali in A e in B devono essere tali da generare una coppia uguale e contraria, perché sennò non stai in equilibrio. Quindi se queste due generano una coppia antioraria, ovviamente le altre due devono generare una coppia oraria. Va bene? Quindi ho una reazione verticale qui e una reazione sempre verticale ma diretta verso il basso della RB, mettiamoci un apice A che sta ad indicare assiale, perché queste sono soltanto delle componenti dovute a questo carico. Poi avremo naturalmente delle altre reazioni, come dicevo prima, per la sovrapposizione dell'effetto per contrastare gli altri. Quindi questa sarebbe la RA che corrisponde a quella assiale. Va bene? Qui mettiamo soltanto RAX perché ne teniamo già conto qui, e poi questa componente sarà uguale a zero negli altri schemi. Ok, quindi come vedete FA ed RAX generano una coppia antioraria, va bene? RA assiale ed RB assiale generano una coppia oraria. Ovviamente questi momenti devono essere uguali, possiamo scrivere delle semplici equazioni di equilibrio. Scrivo qui che RAX banalmente è uguale alla componente assiale, la somma di quelle verticali naturalmente deve essere uguale a zero, quindi la RA assiale sarà uguale alla RB assiale, ok? Il modulo, e poi per l'equilibrio alla rotazione che cosa ho? Che FAR1, se prendo come polo convenientemente il punto A in modo tale che queste due hanno un momento nullo, io ho che FAR1 deve essere uguale ad RB assiale per A più B. Ok? E quindi ottengo che RA è uguale ad RB, che è uguale alla componente assiale per R1 diviso A più B. Ok? Quindi ho determinato tutte e tre le componenti delle reazioni vincolari che fanno riferimento a questo carico che è rappresentato soltanto dalla componente assiale in questo caso. Procedendo naturalmente con le altre componenti, qui vado a considerare questo schema generale per predisporre l'applicazione del appunto principio di sovrapposizione di effetti e calcolare il carico totale. Va bene? Quindi ho ancora naturalmente lo stesso schema, questo è A, questo è B. Che cosa vado a considerare? Devo considerare rispettivamente le altre due componenti, cioè quella radiale e quella tangenziale. Allora, quella radiale la immaginiamo applicata qui, quindi questa è la componente radiale che genera delle reazioni vincolari in A e in B, e queste reazioni vincolari sono schematicamente queste, quindi questa sarà un po' più grande, quindi da RA radiale, perché la FR è più vicina ad A, e qui ho una RB radiale. Va bene? Anche qui vado ad applicare le equazioni della statica, quelle orizzontali non ci sono perché qui ho solo carichi normali all'asse, e quindi naturalmente risulta che
la F radiale sarà uguale alla RA radiale più la RB radiale. Per quanto riguarda i momenti, scegliendo ancora come polo il punto A, avrò che la F radiale moltiplicato A deve essere uguale alla RB radiale moltiplicato A più B. Bene? E quindi qui ottengo queste due componenti che sono distinte tra loro, quindi la RB radiale sarà uguale alla F radiale per A diviso A più B. Ok? E analogamente avrò che la RA radiale, dovrei qui sostituire, quindi dovrei scrivere F radiale meno FR per A diviso A più B è uguale alla RA radiale, giusto? Sostituendo questa nella prima, nella risoluzione di questo sistema algebrico lineare. Va bene? E allora qui, se metto in evidenza F radiale, qui ho A più B meno A diviso A più B è uguale, è uguale ad RA radiale. Questo e questo si semplifica e, come ci aspettavamo, qui ho una F radiale per B diviso A più B. Va bene? Quindi ho ricavato le due componenti delle reazioni vincolari in A e in B che contrastano il carico radiale. Va bene? Questa è semplicemente la banale risoluzione di quel sistema di due equazioni e due incognite. Rimane da considerare l'ultimo schema, perché abbiamo tre componenti. Ok? Quindi ancora una volta ridisegno questo è A, questo è B, il carico che ho in questo momento è la componente tangenziale e ottengo un risultato simile. Attenzione che qui sto operando in un piano diverso, poi ne terremo conto, quindi questa è la RA tangenziale e questa è la RB tangenziale. Va bene? Naturalmente le relazioni finali per calcolare la RA e la RB tangenziali sono analoghe a quelle precedenti, quindi le scrivo direttamente. Quindi ho che la RA tangenziale è uguale alla F tangenziale per B diviso A più B e la RB radiale è uguale alla F tangenziale per A diviso A più B. Bene, ora noi siamo interessati a che cosa? Siamo interessati a calcolare il carico totale agente sui cuscinetti, cuscinetti A e B di sostegno dell'albero motore sul quale è calettata una ruota a denti elicoidali. Va bene? Ma dobbiamo tenere presente una cosa molto importante, che la forza assiale e la forza radiale agiscono nello stesso piano, contrariamente alla forza tangenziale che agisce in un piano perpendicolare. Allora mi sposto di qua sulla lavagna per riguardare questo schema tridimensionale in cui sono riportate le tre componenti che stiamo considerando nel calcolo delle reazioni sui cuscinetti. Va bene?
abbiamo la componente assiale, una componente tangenziale e una componente radiale. Va bene? Allora, abbiamo che la componente assiale e la componente radiale agiscono su questo piano, mentre quella tangenziale, che in realtà con il solito discorso fatto l'ultima lezione, la spostiamo in asse, l'ho dato per scontato, e naturalmente dobbiamo aggiungere una coppia che è quella che va a contrastare la coppia motrice, no? Per la riduzione di un sistema di forze, in questo caso rappresentato solo dalla componente tangenziale, da qui la riporto in asse e aggiungo una coppia. Va bene? Questo è importante perché adesso che andiamo a calcolare, e mi risposto di qua, a calcolare le componenti totali, cioè i carichi totali agenti sui cuscinetti A e B, ne dobbiamo tenere conto di questo, perché le dobbiamo sommare in maniera diversa. Bene, allora, la RA totale questa volta, applicazione del principio di sovrapposizione degli effetti, la RA totale, devo andare a puntare l'attenzione su cosa? Sulla RA assiale, sulla RA radiale e sulla RA tangenziale. Le devo sommare, ma le devo sommare vettorialmente, quindi devo fare attenzione. Va bene? Ok. Allora, questa RA è uguale alla radice quadrata, perché sto applicando il teorema di Pitagora, delle componenti assiali e radiali, queste le posso sommare scalarmente, quindi quella assiale e questa, per cui ho una FAR1 diviso A più B, questa, quella radiale è quindi più la componente radiale per B diviso A più B, queste le ho sommate scalarmente al quadrato, più, questa volta vettorialmente, ma naturalmente in una forma scalare col teorema di Pitagora, vado a prendere l'ultima componente, che è questa che sta su un piano perpendicolare, e quindi più la F tangenziale per B diviso A più B al quadrato. Questa è la componente totale, il carico totale agente sul cuscinetto A. Analogamente posso scrivere la RB totale agente sull'altro cuscinetto, e procediamo naturalmente sulla falsa riga di quanto abbiamo appena fatto. Quindi, teorema di Pitagora, ma questa è la RB, quindi abbiamo, attenzione, un FA R1 diviso A più B, che è la componente assiale, legata alla componente assiale, va bene? Poi ho la componente radiale, che sarebbe questa, però attenzione perché queste sono opposte, prima le ho sommate, ora devo sottrarre, come vedete sono opposte, quindi qui c'è un meno la FR per A diviso A più B elevato al quadrato più la RB che è associata ancora una volta quella tangenziale. Qui c'è un errore perché questa è quella tangenziale, ok? Quindi più la FT per A diviso A più B elevato al quadrato, ok? Bene,
questa seconda formula mi consente di calcolare la reazione totale agente sul secondo cuscinetto e pertanto rappresenta il carico sullo stesso cuscinetto. Come vedete, i carichi sono diversi, ovviamente. Sono diversi perché la ruota è posizionata eccentricamente rispetto all'albero AB e perché naturalmente c'è un carico assiale che spinge in una direzione. Va bene? Ok. Facciamo una pausa.